È tutto pronto per il vostro esordio nel mondiale? Quali le vostre emozioni? Sicuramente siamo molto felici di essere qui, di poter iniziare questo mondiale. Siamo molto carichi, anche perché era da tanto che stavamo aspettando questo momento, era da 2 mesi che stavamo allenandoci su a Cavalese intensamente, quindi non vediamo l'ora che sia domenica. Senti, i test match come sono andati? Se c'è ancora qualcosa da registrare in vista dell'esordio col Giappone? I test match sono andati bene, abbiamo giocato 2 partite con la Cina, le abbiamo vinte, abbiamo giocato bene. Ovviamente per fare qualcosa di bello al mondiale ci sarà ancora da fare qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo fatto. Secondo me dobbiamo iniziare un po' meglio le partite, però insomma sono cose che magari giocando il mondiale verranno anche un po' automaticamente entrando insomma a pieno regime con le partite e prendendo bene il ritmo. Sarai soddisfatto alla fine del mondiale se? Se andrà bene, se andrà bene giudicatelo voi cosa vuol dire. Però diciamo, giocato in casa, il pubblico, la spinta dei tifosi, tutto esaurito, l'obiettivo minimo. Ovviamente sarebbe bello fare un bel mondiale, arrivare in semifinale e poi lì giocarsi tutto quello che hai. Sarà una battaglia a farlo, noi ci proveremo. Qual è l'avversario che temi di più? Ma secondo me le squadre forti sono sempre più o meno le stesse, insomma quelle più forti. Sono Polonia, Stati Uniti, Brasile, Russia, ce ne sono tante. Noi partiremo con un girone difficile che non ha queste squadre qua, però con cui noi ci abbiamo perso negli ultimi anni con tutte queste, quindi sarà difficile, ma ogni partita avrà la sua storia, quindi ci sarà da giocare. Senti, prima con Massimo parlavamo un po' della differenza che c'è tra il giocare all'aperto domani e dopo domenica, invece voi che siete abituati al chiuso, parlava un po' della difficoltà per il palleggiatore, dei punti di riferimento che cambiano. Sì. Infatti io non ci ho mai giocato al Foro Italico e mi dicono tutti che è difficilissimo. Sarà ancora più difficile per me perché non avrò punti di riferimento, cercherò di adattarmi ovviamente, tanto anche i giapponesi non penso che siano molto abituati a giocare all'aperto, quindi difficoltà nostra, difficoltà loro, vediamo.